poco inizia un tè con Carlo. L'arte contemporanea. Mo vado a preparare il tè, ma tu hai camomilla. Senti che musica. Questi sono i sottaceti d'amico. Sembra un basso. Non si comanda. È brutta giornata senza sole, già è tutto triste. È un po' alto? Buonasera. Ma questa è solo la sigla. È solo la sigla, capito? No, Rebecca stasera. Carlo ci fa sognare. Squadra. Oggi pomeriggio spero sorpresa, perché vi presenterò una serie di opere inedite di una pittrice bravissima internazionale iraniana che lavora e vive in Italia, che si chiama Dina Roseri. Questo è il nome, il suo nome d'arte. Quindi l'ultima volta che abbiamo parlato di lei, risale a qualche mese fa, avevamo fatto un libro con 34 opere pubblicate e le abbiamo vendute tutte in due giorni, quindi è stato un successo enorme. E oggi vediamo di replicare, nel senso che abbiamo opere inedite. A voi! Sono una più bella dell'altra, quindi tra poco ve ne parlerò. Non prima però di normale ritornare con Carlo si beve il tè. Perché ieri a mezzanotte ci siamo salutati con questi due lavori, buongiorno, che tutti quanti chiedevano e devo dire che ci sono, è inutile negarlo, delle trattative. Ma lo sai che è normale con Carlo si beve il tè? Come questa. Prima sta trasmissione era intitolata Un tè con Carlo. Che come sapete è il colore più diciamo richiesto, no? Più richiesto dai collezionisti. E noi abbiamo. Ma va bene anche la camomilla per voi. In generale la grafica. Io invece bevo solo il tè. Misurano 75x75. Vedi, quello è un teatrino di Lucio Fontana. Rosso, bello. Cercano soprattutto questo qui. La prima volta che c'è rosso. Passato i teatrini neri, abbiamo avuto i teatrini bianchi. Rosso. Però il rosso ci mancava. È quello più importante. E ce lo chiedevano tutti. E quindi noi siamo in grado. E da ieri sera può far vedere quello. No? Bellissimo, importante. Ti piace un teatrino? Poi passo in rassegna. C'è anche i buchi, vedi? Di fianco a questo, addirittura, ieri qui siamo arrivati proprio sulla vetta più alta, c'è una carta, un pezzo unico. La carta chi i buchi? Quindi tre sempre buchi, lui, però nell'esemplare unico. Questa questo è una carta quanto del 1966. Centinaia di mila euro. Nel catalogo costa 200-300 mila euro, questa quella piccola carta con tre buchi, quindi firmata e pubblicata nel catalogo generale. Due lavori importanti in questo periodo insomma di coronavirus, questo periodo non facile,
noi continuiamo a trasmettere, facendo dei prezzi anche speciali, e questo ci ha permesso di lavorare, di continuare, insomma, a lavorare molto bene, e volevamo ringraziarli. Certo, quando si presentano le opere a un prezzo più contenuto, Carlo, è anche più facile vendere, mai come in questo settimana. Questo periodo di coronavirus non è facile vendere fontane che costa tanto. Infatti sono state confermate tutte. Queste sono inedite, sono arrivate ieri, insomma, dove sono fresche. Ecco, c'è movimento e c'è interesse. Non lo dice quanto costa? Vediamo che cosa succede. Un teatro non lo dice. E una carta del 66, finito fontane. Perché devi telefonare. Una delle opere più importanti apparse qui dentro, una delle opere più importanti, diciamo, nel mondo, no? Nel senso che i lavori di Armando, dei primi anni 60, Fernandez Armando, quello, sai cos'è? Ecco, noi abbiamo un violino frantumato. Di ospitare in studio un violino rotto, un Armando originale, pezzo del 1962. Ma è del 62, fa parte della storia. Quindi 1962, il periodo più importante in assoluto. Il periodo museale di Armand. Armand ha fatto parte del gruppo del Nuovo Realismo. Che vuole che la vecchiaia? Non è vecchiaia. È un linguaggio, l'arte è un linguaggio. Sì, il teatrino lo so, è richiestissimo. Poi il rosso è la gioia di cui ieri abbiamo ricevuto complimenti da tutta Italia. Se lo segui capisci bene che significa. Quindi, insomma, ci aspettiamo grandi cose su queste opere. Buongiorno. E vediamo che cosa succederà oggi. L'Armand del 62, quindi un lavoro storico, un violino frantumato, il momento più alto di... il momento più importante di Armand. E è poi un sogno. C'è una sorpresa. Abbiamo sempre parlato in queste ultime settimane di Dennis Oppenheim. Dennis Oppenheim, a me quando parla di Armand mi arrivano i brividi. Un po' di anni fa, che noi abbiamo conosciuto e di cui abbiamo sempre Ma perché non sai la storia? Molto grandi. La storia, dice Carlo, è maestra di vita. Quindi qualcuno ci ha chiesto opere piccole. La misura più piccola di Oppenheim impara a vivere è questa qua. Quindi ce n'è una in tutta l'azienda, tra l'altro è anche pubblicata. Questo è Dennis Oppenheim, quell'americano che è scomparso pochi anni fa. Questa è la misura, cioè non è piccola, è una misura grande, però è la più piccola tra quelle che ha fatto. Questo ha fatto parte della public art, l'arte pubblica. Bacio del cane. È un artista internazionale americano. Il cane, visto, cioè andrebbe messo in orizzontale per vederlo bene. Le sue opere sono dislocate in tutto il mondo, specialmente in America. Ma visto così, dovremmo metterla in orizzontale. Nelle piazze, sì. Questa è l'orecchia, questo è l'occhio. Quello dice che la, il cane. Bocca. La testa di cane. È un progetto per un'opera che poi l'ho realizzato in Ma questo in non mi dice niente. No? Ti piace questo? Carissimo. No, dice che è una testa di cane. Come una testa. Vedi che ride anche lui. Quindi, lo sente come ride Carlo? Questo, sì, ve lo dico subito. Non ci crede neanche cioè, non è lui. Piccolo, ripeto, è più piccolo degli altri. Questo proprio non convince. State guardando un metro per 70, un metro per 73, perché le misure che siamo soliti vedere di Oppenheim sono queste qui. Vedete la differenza? Quella è già meglio. Abbiamo parlato di quelle, sono grandissime. Che lui usa anche la plastica. C'era proprio un amico materiali che ci chiedeva un'opera di Oppenheim di misura più contenuta rispetto a queste. Noi ne abbiamo trovato una che è veramente l'unica. È veramente l'unica ed è anche pubblicata. State vedendo? Vi mostro la pubblicazione.
Ma mo non è che fa vedere solo questo. Vedete, è questa qua. Perché questo sai che fa mo Carlo, in un'ora ti fa vedere tutte le opere. L'ha pubblicato al contrario. Ah sì. Hanno stampato, è così. Il menu sta presentando il menu. Mi sarebbe, vediamo se riusciamo a farlo vedere nel verso come andrebbe visto. Sì, sarebbe poi così in realtà, non vedi la figura del cane? Ma ti sembra un cane quello, sì. L'occhio, la bocca. E la testa di cane. Voi la pensate in questo modo. Sai che non è niente. Studio. No, è la testa di cane girata. Eccolo qua. All'insù. Ed è del 1900. Può essere la testa di Pecchi. Ti ricordi a Pecchi? Che ci vanno a fare più cose. Sembra che te una allora, mascherina quindi l'open sul pomus inedito nella misura più piccola, poi sul musso approfondire lo splendido Armand Mousse di Cenis Svizzera Mousse che devi invece in italiano significa il e muso, poi, vero? I due Fontana Mousse tu devi vero, ma come facendo brutto. Uscire qua dal bello da che strada. Questo sono i buchi di Lucio Fontana. Prima bucava le carte, poi tagliava le tele. Oggi ogni taglio di Lucio Fontana costa 300.000 euro. Il famoso teatrino che tutti stanno chiedendo. I buchi non lo so mo quanto costa. Poi ho visto che hanno fatto anche uno sconticino. Se sono degli anni 60. È veramente possibile prenotare l'opera a un prezzo giusto. Infine ho un altro lavoro che ieri avevo messo a parete e che invece adesso ho messo qui. Vado a vedere se bolla. È uno dei grandi artisti che abbiamo in Italia viventi. Questo è un capolavoro che fa parte della collezione Orler. Orler compra, no? Orler vende, però lunedì ha trasmesso dalla galleria. Un sai di Mestre. Questa è un'azienda che è sulla scena dal 1900 a Piazza Ferretti. Vediamo che è un artista che c'ha bisogno di un artista. Ah, quello è bello, guarda questo. Sai chi è questo qua? Questo è il grande Gilardi, Piero Gilardi. Sono i tappeti natura, vedi con la neve. Questo tutto è fatto a mano. Con il poliuretano espanso, un materiale chimico che lui ricostruisce la natura. È tutto modellato, manipolato a mano, dipinto, vedi, ricrea la natura. Piero Gilardi, questo ha fatto parte dell'arte povera degli anni 60. Bene. Grazie, allora intanto vedo che sono tutti impegnati. Li puoi mettere a terra o li puoi appendere? A terra li puoi mettere pure come tavolini. Cosa succederà con queste opere? C'è da aspettarsi un po' di tutto effettivamente. E vi prometto. A volte fa vedere, mette in scena le pietre, a volte la neve. I più poetici sono quelli con la neve. Dietro la mia scrivania. Quella è un'opera inedita. O con i fiori. Che ho tenuto per questo pomeriggio da mostrare a voi. Sì, grazie. Allora, questo è un artista internazionale storicizzato. E allora, come era prevedibile, Piero Gilardi. Rivediamo. Io c'ho anche il libro. L'opera di Dennis Oppenheim. L'unica, lo ripetiamo, l'unica che abbiamo di questa misura, perché chiedeva un lavoro più piccolo. Tra l'altro un soggetto molto molto bello e anche il prezzo è un prezzo secondo me straordinario, un prezzo da questo periodo qui un po' particolare. Oppenheim è stato uno dei più grandi artisti americani a partire dagli anni 60, diciamo, le cui quotazioni sono ancora molto più basse rispetto alla sua importanza storica. Ed è questo, il motivo per cui stiamo vendendo molto bene tutto quello che presentiamo.
Sì, allora mi dico di aspettare un attimo su questo, benissimo, poi mi faranno sapere. Ma sei come un chiamano? Perché? È uno che rimette sempre, si chiama in dialetto, no? Ah, ha detto Salvatore che stai mancando, ma che ha rimesso. Che rimette tante volte lui, diceva, un vaginale non si può dare. Un cane suo? Un cane passa, pure lui che lo passa. Ah, un cane suo rimette? Se un posto vaginale fa puntura, addormenta, ti ammazza. No, ma è normale che rimetta la mia tante. Ecco, mi raccomando, su questo Oppenheim, siccome è un'eccezione, è una animale, sai, Lucchi proprio da piccolo che rimetteva. Se confermate questo un altro di questa misura. E poi sveniva pure a volte. Ci fai gridare ci. Ma però. Ma però non fa niente che rimette. No, anche i gatti, perché si leccano i peli, poi si riempiscono e rimettono. Aspetta, allora, dici che è normale. Non so se l'ho portato. Non è niente che prende, ma mandali la pomeriggio. Se no qui lo faccio vedere, se no faccio vedere. Ma adesso qua scegli, ma te sono là. Lì c'è lei, chiamalo una volta che me ne vado quello. Sì, mo vena subito, Carlo. Il libro che ho usato ieri sera. Sì, sì, mo parla di Fontana. La vita di Lucio Fontana. Non avevo già chi. Ho visto un libro di Fontana. E io vedo un libro di Fontana. Di Fontana. Ma che sono cazzate che mi fa vedere, ma. Non so cazzate, ma questo fa parte della cultura. Che io ho usato ieri. C'è passione. Sono trasmissioni culturali, non capisci. I miei incontri con l'arte, senti, senti. O sui social oppure in giro per l'Italia, quando parlo di Fontana porto alcuni libri e questo è il più agile. Il tuo libro qua, ma l'ho comprato anch'io l'anno scorso. So anni che Carlo lo consiglia. Lui aveva da dire. E quindi ieri sera, siccome ho avuto il privilegio ieri di sera ha letto diversi passaggi questo lavoro di del teatrino, ho preferito farlo usando le parole di Fontana, che è un artista morto nel 1968, quando sono nato io, che qualche anno fa, nel 2015, ha stabilito un nuovo record con un'opera venduta a 29 milioni. Vedi quanto costa? 29 milioni, una fine non di Dio. Un italiano che abbia mai raggiunto quelle cifre così alte. Una fine di Dio. Sera, chiunque desideri fare un investimento sicuro, se uno vuole rischiare, no, ma se vuoi stare sulle certezze, quasi tutti comprano Fontana. Ho conosciuto molti collezionisti, insomma, che hanno. Ma lo devi comprare prima. Gli proponi di costa milioni. Però loro vogliono Fontana. Con Fontana si sentono tranquilli, magari tu gli dici prendi questo, prendi l'altro. Lo dovevi comprare 40 anni fa. Quindi mi sembrava giusto, insomma, ieri sera dedicare quasi tutta la trasmissione. Lo sai quanto costava 40 anni fa Lucio Fontana? 40 milioni di lire. E a quella casa. Costava quando una casa. Come a casa al mare a Vasto. Oggi è arrivata a costare milioni, ma la casa non costa milioni. Vedi come si è rivalutato. Costa più del doppio. Che lui è un artista internazionale. Questo è esemplare unico. Però stiamo parlando di nella storia. Uno dei cinque artisti più importanti del XX secolo. Vedi? Uno dei cinque artisti più importanti del XX secolo, del 1900. Guardate, io ho avuto la fortuna, dicevo prima, anni fa, quando lui venne in Italia, ho avuto la fortuna di conoscere Dennis Oppenheim. L'avevo incontrato su tutti i libri di storia dell'arte dove ho studiato e non mi sembrava vero di averlo lì di fronte, veramente un gigante. Dovete sapere che, forse lo sapete già, ma insomma dobbiamo ricordare Grappella, lui che la storia dell'arte
a camomilla è quasi pronta, mancano due minuti. Perché prima non deve essere problema, la pittura americana era sempre la pittura americana diventa la pittura più importante del mondo dopo. No, hai aspettato due minuti. Ecco, quindi abbiamo prima gli anni 50 con la generazione di Pollock, De Kooning, Rothko, Klein, Gorky, eccetera. E poi abbiamo la generazione della pop art. Ricordami che fra 10 minuti poi devo chiudere. Contemporaneamente, negli anni 60, la generazione di Dennis Hopper e di altri artisti, come tra l'altro mi piace ricordare Christo. Christo che però è bulgaro ed è da 1960. Non viene registrato. Ecco, quindi questo è il livello. Poi noi tutti siamo abituati a giudicare un artista dal mercato di adesso. 20 anni fa una mappa di Moretti costava 50 milioni di lire, oggi costa 1,5 milioni di euro. Quindi voglio dire, magari 20 anni fa si preferiva comprare altro, si pensava che qualcos'altro fosse più importante perché costava di più. Ma noi dobbiamo giudicare in base al valore, non in base al prezzo. E quindi lui è... Infatti li abbiamo venduti tutti i suoi lavori, abbiamo avuto fortuna. C'è sempre che ha venduto tutti, in modo che gente vivo e abbiamo comprato le opere ai prezzi di 10 anni fa. Se dovessimo ricomprarle oggi, un lavoro così non anzi, un quadro. Quello non ha mai venduto, dice. Ma avendole comprate tanti anni fa, siamo in grado di restituirvele. Comprano più quelli italiani qua in Italia. Prima lo trattavo, sai quante carte che arrivano? Che cosa Fontana? Lui usa questa strategia che... Di quale? Dice sempre abbiamo venduto tutti. È una meraviglia, è bellissimo. Per vendere, capito? Il teatrino rosso, questa carta di Oppenheim sarebbero da staccare subito. Se uno pensa... Scusate, se io voglio anche essere molto chiaro. Non è che queste sono caramelle, questi costano. Sono opere che costano, io dico sempre chi ha la possibilità di farlo, è evidente, non è che nessuno si deve indebitare, se avete la possibilità, avete dei soldi da investire, questi sono investimenti certi. Poi, ecco, massimo rispetto del denaro. Se avrei i soldi io comprerei. No, quindi non posso farlo. Ecco, è molto semplice, perché un Armand del 60... Se vincerei una lotteria, è che non gioco mai, ma... Va bene. Allora, se no io sai quanti quadri dovevo avere a quest'ora. Meraviglie. So che state parlando c'è solo con quelli miei. Con Davide al centralino e quindi valutate voi, noi ve li consigliamo. Noi li consigliamo. L'arte non è per tutti. Se non c'hai i soldi come compri? Devi anche capire quale, però devi avere anche di disponibilità, liquidità. È vero, pa, tu compreresti i quadri. Oh, che meraviglia. È dentro il plexiglass. Io in 15 anni sai quanti quadri che ho visto da Orler? Li conosco quasi tutti, quasi. Beh, abbiamo ancora 4 minuti, poi alle 14.30 cambiamo, vediamo anche il resto. La prima mezz'ora dedichiamola a questa parete, mi sembra ancora 5 minuti. Una bella idea, un bel vedere. Ma Grappello lui è che con te è pronto, la camomilla è pronta. The Camel. Ma? Sta dormendo come una scannata per la Madonna. Fai la scannatona. Sono già troppo.
Quando vedi che uno riposa. È scorciante, scorciante. Ma lasciando là, è come le mosche. Volevo dire se tu dormi, non è che ti piccia vicino. Ma mo non è ora di dormire, devi guardare la pittura. Ma dormi quando vuoi, quando hai sonno. Chissà, guarda tu, stupi tu. Pensaci tu. Perché? Te ti fai male a lui? A me mi interessa, ne faccio mille volte. Chissà, sono cazzato. Ma non piace tu Lorella? Che gli interessa a te. Lorella e Alberto. Se vuoi aspettare, aspetta. Io intanto non mi è pronto. Non si è finito un miele, ma non mi ha detto. O decine era meglio. Anche Paola che dice, avete saputo? Perché non ha telefonato da era? Chi l'aveva, dice lui? Ma chi aveva ma sapere? Chi è che aveva, dice? Hanno paura a fare telefonate. Però? Fanno solo sfruttare chi ti ha detto, sapere chi ti ha detto, sai o non so. Chi ne ha chiamato lei di fare sfruttare? Non avete detto che ti ha detto. Lei mi dice, perché non hai chiamato tu? Per far vedere che ha fatto la notizia sopra il computer. Un attimo, abbiamo tutte le linee occupate, sto cercando anche di far sono un po' di tempo perché altrimenti non riescono a rispondere. Faccio sempre finta di non sapere quando non sapere, quando dà la notizia. È andato anche a dare un chi so quelle, per me sono una società, non è figlio. A dare una mano. Del resto le opere sono belle, i prezzi sono buoni. Ognuno è libero, ma. L'avete saputo, se ne teniamo tanta che sapevo noi. Tu non puoi obbligare. Ma chi ha obbliga? Io sono fritta con l'ora, ci faccio capire, ma sì, io poi. Certo. Già la vita ci obbliga, è la vita che ti obbliga. Quella era solo per arrivare a me, ma lei mi chiamava, mangiava e sera, poi fa. Un'edizione di. Poi io vedi più. Ogni cosa che sanno, sempre che non danno dice niente a te. A me mi hanno voluto tutto bene la gente che mi ha conosciuto, meno che loro. Tu andavi al paese mio, si ricordano ancora poi quando io riuscivo con me. La carta di Lucio Fontana. Ma avrebbero tutti voluto a me tenere. Io mi sto bevendo un tè con Carlo. Sì, Maria Clorinda, sì, è vero, pure mi ha voluto bene. Ecco, chi voleva parlare chi con Raffaele si è liberato. Madre mia, ma tu invece di bevere un tè con Carlo. Ma mi ha voluto bene. Hai ordinato a camomilla. Lo sai che questa è una trasmissione storica, un tè con Carlo. Veramente. Sono almeno 10 anni. Don Carlo, ma è diventata donna. Don Carlo non prende, dice Carlo. Carlo Vanoni, si chiama Carlo Vanoni. Carlo Vanoni, che ha trasmissione che fa Orler, fratelli Orler, che cassa che fa vedere. Quella è una testa di cane. Il bianco invece è il classico lavoro di operanti, nel senso con misura, con misure grandi. Allora dicevi Don Camillo, non è Don Carlo. Vedete la differenza? Noi volevamo un'altra cosa. L'abbiamo voluta, l'abbiamo venduta invece piccola. Ma io davanti a te, che se la televisione dava da solo, era un pisciato qua. Ma sai perché? Se no mi addormento là sul letto. Ti devi appassionare. Addormento? Che dormo? Devi condividere le sue passioni. Che dormo? Così della conto naturalmente. Ma non la va a riscaldare, ma non puoi dare. Però c'è una novità. Perché? Tu fai sempre un mollacone. L'arte è questa cosa qui, ma l'arte è faccio un esempio molto semplice. Un mullacone quando è uno è mush mush. O ti chiamo un mullacone o un musciarone. O meglio, 5 anni fa
Bah, io andando mo' chiuso. Era pure questo, pensava che era l'interno.